Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua per andare a provare Broly LR Ability 2, ora che l'abbiamo pullato del tutto, andiamo a gustarcelo, dopo aver fatto gli showcase Ability Free e tutte le cose, siamo qua, ce l'andiamo a proprio a godere. Ability 2, super fighissimo, andiamo a distruggere qualcuno. Perfetto, partiamo. Un Broly che... ma sapete che un Broly che gira è bellissimo in realtà? Un Broly che gira? Un Broly che gira è molto bello. Un Broly che gira è molto, 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 molto bello. Allora, quello che andiamo a fare, vediamo un po'. 6 orb? Va bene, ci aggustiamo qua così. Non è un problema. Vediamo comunque che è l'unica cosa che mi può interessare. È l'unica cosa che mi può interessare al momento. Me lo voglio solo godere, giusto per godermelo, andare a uccidere qualche boss, fare i culi, ok? Quella è la cosa che voglio fare. Quella è la cosa che voglio fare, ok? Solo quello. Però, stavo dicendo, un Broly che gira è un Broly bello, perché è un Broly che al terzo turno è il suo primo turno, e vuol dire che quando poi lo trasformiamo, ok, la sua passiva durerà molto più del dovuto. E quella è la cosa più bella, ovviamente. Quella è la parte più bella, ok? Quella è veramente la parte più bella. Se lo avete a girare, arriva in un punto della battaglia migliore dove fare il primo slot immortale, ok? E dura di più la trasformazione. Cioè, il buff difensivo della trasformazione. Lucky, lo so, tranquillo. Allora, buffiamo Cell Max qua. Buffiamo tranquillamente Cell Max. Tanto abbiamo Tarless lì, bello, bello arrabbiato. Che Tarless comunque in sto team è tanta roba. L'unico problema di Tarless è il possibile AOE, probabilmente. Non mi interessa niente questo. Grazie Depp, lo puoi dire. Anche te però full ability 900 stone, fai schifo, fatelo dire. Fai schifo anche te. Ok, perfetto. Esiste un sito dove sono presenti le build dei PG? No, Dennis, ma il 99% dei PG si builda sempre nello stesso modo. Quindi tranquillo. Cioè, le build non è che sono magiche, ok? Il 99% dei PG o si builda crit o si builda add. E c'è il restante che si builda mix, add crit o full eva. Quindi, yeah. Cioè, tranquillo. Allora. Oh, guardalo lì che bello slottuno immortale. Che è il suo primo turno questo. Ma guarda che figata. Broly che parte dal terzo slot è proprio perfetto. È perfettissimo, bro. Perfettissimo. Immortale. Dura più tempo. Che cosa cacchio vogliamo di più? Solo quello. Guarda Broly AGL quanto è incavolato. A me la cosa che piace di più al momento è proprio il fatto che hanno dato quella mano che chiedeva a Broly di avere uno slottuno vero e proprio. Ok? Che non devo giocare Cell Max Ability schifo o altre robe. E lui sta lì secondo a tankare tranquillamente, a fare i suoi dannoni. Boh, via. La distruzione. Mi piace, cioè è proprio... Mi piace un casino quella roba. Mi piace veramente un casino. Perché Broly AGL comunque... È comunque quell'unità che gli dà l'anniversario. Cioè, va bene Gambista, a me piace tanto, eh. A me piace tanto Gambista, assolutamente. Però Broly è bellissimo. Broly è divertente. Però non aveva quello slottuno bello. C'aveva Beast. Cioè, però, che cacchio. Non è proprio fare lo slot... Cioè, sì, fa lo slottuno, però che due palle. Iniziamo. Allora, qua in questo turno non è il massimo. Assolutamente non è il turno più bello di Broly. Siamo con Cell Max, non gli linka. Quindi, raga, non è il turno più bello. Non sarà il turno della vita. Però al momento Cell Max fa le sue robe. Anche ad Ability Free comunque fa le sue robe. Probabilmente per la fine della celebrazione il mio Ability Free non ci entrerà mai. Sì, dopo metto le animazioni, ma per il mio.
Sì? Cosa volevi fare, Gogeta? Non ho capito esattamente. Volevi colpirmi? Ah, volevi colpirmi. Interessante. Crepa. Bello! La cosa più bella però è che non hanno dato il domain. Quella è la cosa più bella. Era proprio quello che non veniva richiesto. Niente domain, niente rotture di palle. Niente rotture di palle. E era proprio la cosa che non dovevano fare. Bravi, intelligenti, non l'hanno fatto. Han fatto benissimo proprio. Allora qua faremo una roba. Qua faremo una roba perché attiviamo il domain di Broly. Ok. Aspettiamo a trasformare Broly perché in questo turno Broly è sprecato, secondo me, trasformarlo. Quando comunque Broly STR qua comunque se la cava molto bene. Secondo me è sprecatissimo qua attivare il attivare la trasformazione. Tanto non arriva mai a colpirci intanto su Broly Tech, quindi è a posto. E Broly qua non muore, quindi è sprecatissimo ora trasformare anche Broly. Perdiamo un turno che possiamo tenere. Cioè, un turno in più di cattiveria, ok? Anzi, un turno in più nelle fasi più difficili, che è quello importante. Invece Cell Max lo useremo per il turno, anche quello importante. Cell Max, intanto attiviamo questa, perché sì, ovviamente. Questa l'attiviamo. Cell Max lo teniamo per il turno che lui ha perso la prima parte di passiva bellissima, ok? Quindi lo teniamo per quello, Cell Max. Che è importante anche quello, ovviamente. Da un lato, molto, molto, molto importante. 6 orb, sono tanti attacchi, speriamo in bene. Ok, special. Tanto al buff. Vediamo quant'è. Ok. Ok, Broly. Cacate coi, Broly. Cacarotto! Si deve buildare. È solo quello. Per quello l'ho fatto un po' critico. Proprio perché si deve buildare. Ok. E quindi lo voglio vedere super incavolato da subito. È quello solo. Lo voglio vedere super incavolato da subito. La bit per gamma. Full crit. Mamma mia. Il devasto. Il devasto. Il cacchio di devasto abbiamo fatto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma. Ok. È arrivato il momento di trasformare Broly. Leviamo tutto, mettiamo le animazioni ovviamente ora. Aoe là non è bello. Eccolo incavolato. Vai! Ci siamo. Posso dire solo una cosa, in quell'animazione sarebbe stato bello se guardava verso il giocatore, quindi girava la testa. Sarebbe stato bellissimo, secondo me. Proprio girava la testa verso il giocatore. Quella era goduria pura, quella era goduria pura per me. Quella proprio goduria pura. Allora, faremo questo, che va più che bene, abbiamo anche le tre orbe per Golden, che deve solo tankare la UE. E via. Andiamo. Vai, Broly. Special. Vediamo un po' quant'è. Non ha l'active qua. Non è buffato dall'active, eh. Non so quanto possa prendere, quindi un attimo. Silato, peccato. Ma non ha preso un cazzo. Non ha preso un cazzo, fine. Non ha preso un cazzo, basta. Ora la UEFA malino, eh. Ora la UEFA malino. Vai, Broly. Ora capite perché ho voluto Broly Ability 2? Ora avete capito. Ora avete capito.
Ora avete capito. Ciao ciao, Gogeta. Bello. Andiamo alla prossima fight. Allora, visto che questa è una fight stupida, credo sia giusto fare questo. Credo sia giusto fare questo per una fight stupida. Yamero! Eccolo. E poi abbiamo l'AOE fin da subito. Quindi, cioè, parliamone. Parliamone. Parliamone, abbiamo l'AOE fin da subito. Andiamo a tirarlo. Andiamo. Facciamoli esplodere. Dai, dai, 17 milioni così. Ba-boom! 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 Quanto è bello! Oh, però Tarles ci si mette anche lui, eh? Quanti anni ci sono voluti per un Broly difensivo? Tecnicamente l'Inter è difensivo. Tecnicamente. Quanti anni in totale? 9 e mezzo. 9 e mezzo. 9 e mezzo ce ne sono voluti. Ecco qua, Broly e GL, andiamo. Ma perché? Perché è scammer? Non è vero? Non ho scammato niente oggi. Non ho scammato niente oggi. Ah, cavolo, c'è di nuovo. Yamero, Broly! Yamero! No, non ti fermare, Broly. No, no. Non te devi fermare. Fatemi pensare. No, no, non ci dobbiamo fermare a pensare, tranquilli. Non ci dobbiamo fermare, tranquilli. Non ci dobbiamo fermare noi. Noi tiriamo dritti, incavolati. A Broly non serve pensare, solo pestare. Bravo. Bravissimo. Vedo che hai capito effettivamente com'è il gioco. Hai capito com'è il giochino quando giochi Broly. L'hai capito. Bravo. Piccolo Padawan. Andiamo. Vai, Broly. Ovviamente questo non è come il turno di prima super mega figo. Da quel lato non è il turno di prima super mega figo, eh. Quello là... Il Broly di là, anche se c'ha Cell Max che non gli linka, ha comunque tirato 3-18. Ok? Perché ogni AOE è una special, in realtà. E lui c'ha Greatly Raises, quindi... Cioè, se c'è una fight con più nemici all'inizio, regà, Broly va subito trasformato per il danno in più gratuito, cioè. Va per forza trasformato per il danno gratis. Perfetto. 3 milioni e 6. Beh, gli ho dato le orbe a GL giusto per dare il danno, quindi vabbè, ci sta. Sì, è un pippone. Vabbè, sì, con 2 orba GL, sì. Ciao, Selmax. Non ne vale la pena giocarlo nel torneo, Tiru. Siamo sempre lì. Ci metti troppo nel trasformarlo, puoi tirarla a 18. Ci metti troppo. Ci metti troppo. E ora inizia il giochino vero. Dove credi di andare? Ma sto preparando il pod per scappare insieme a te. Con un pod singolo? Addio, Paragus. Addio, Paragusso. Cine. Cell Max non lo vedremo mai, ve lo dico subito, eh. Cell Max non lo vedremo mai in questa run.
23 milioni. Cazzaro. Questi, questi sono quei cacchio di 18 tirate prima, eh. Vabbè, però... Ok, va bene, cioè, nel senso... Va bene i pugni, però... Eh sì. Si riparte. Pottoteca. Quanto è figo, cazzo. Mamma mia. Nulla può battere il mio cacchio di Broly. È troppo bello. Nulla lo può sconfiggere. Ah sì, Golden, volevi sopravvivere. Cazzo. Ripeto, vi rendete conto di quella 18 che abbiamo tirato al primo turno, vero? No, perché è assurda quella 18 che abbiamo tirato al primo turno dell'altro Broly. Linkando con Cell Max, avete visto che cazzo combina. Mamma mia. Quella 18 è sbroccatissima da un lato. Ma tanto non arriveranno mai Fight Away così. Non arriveranno mai. Devo essere sincero, se fanno una Fight Away durante i KK... Domani escono le Blue Zone, ok? Se fanno una Fight Away, io al primo turno trasformo Broly. Don't care. Io trasformo Broly. Gli faccio tirare i Greatly Raises, don't care. Tank primo slot della Madonna oppure mega danni fin da subito. Mega danni fin da subito. Non me ne frega. Non me ne frega proprio. Che ci sono i movie bosses? Io non parlo. No, ci sono i movie hero. Ah, no, vero, puoi pullare loro. Ah. Credi di poterci pullare Tarles dentro? Se, va bene Alex, tranquillo. Sappiamo tutti che ormai non lo troverai mai più, lo sai. È proprio il gioco che te lo dice, non lo puoi avere. Allora, andiamo in questo modo. Mi servirebbero le orb? Non credo che mi servano le orb per cosa. La Cell Max letteralmente è useless qua, raga. Letteralmente useless Cell Max. Letteralmente useless. Non sta facendo nulla. Nulla. Ah. L'unica cosa che sto notando è che comunque tutte e due le unità hanno un po' la culerita alle volte. Sto notando veramente tanto la cosa. Gli partono la culerita a tutte e due. Non so il perché. Ma è perché... È perché... Boh, non lo so, forse... Boh... You're so fucking dead. Mi dispiace, Golden. Ti ho bullizzato in sta fight. Sì, ti ho bullizzato. Mi dispiace, Golden. Ti ho bullizzato pesante. Non te lo meriti tutto ciò. Non te lo meriti. Mi dispiace. Vai, Broly. Ah, pugno. Ah. Ah. Oh, gli ho dato l'ad, però non lo fa, che palle. Vai. Vabbè, è morto. Non credo che possa rimanere in vita, raga. Dai, non può rimanere in vita. Certo che va a fare più danni di Broly Tech, ma Broly Tech è quello che gli pare il culo a sto Broly AGL. Sto Broly AGL senza Broly Tech è una rottura di palle immensa. È una rottura di palle immensa, raga. Gli serviva per forza il Broly Tech di fianco. Raga, ultimo showcase che andiamo a fare. Andiamo a farlo nell'evento più lungo, perché sì. Perché possiamo vedere Broly più volte. Quella è la cosa.
E lo andiamo a fare con un team, con un singolo Broly. Ma il team dove all'interno abbiamo le unità più stupide di sempre. Ok, partiamo. Ultima fight che andiamo a fare. Andiamo a divertirci ancora una volta. Allora, Broly lo mettiamo subito a girare, che va più che bene. Perché tanto qua arriva Beast, quindi teniamo Beast con Broly. E dall'altra parte facciamo Broly. Facciamo in quel modo. Ok, partiamo così. Vabbè, due orbi in croce non è un problema. Perché l'AOE di Broly è così particolare? È sempre un Greatly all'infinito? Perché se fai un AOE su più PG è un AOE. Tu tiri la special più volte. Quindi stai facendo Greatly Raises all'infinito ogni volta. Cioè all'infinito. Per quelle volte lì. Se ci sono 5 target tu fai 5 AOE. Quindi sono 5 special, 5 Greatly. Quello è il motivo. Ciao Saneki. Perfetto. Forse riusciamo anche a far prendere un po' di colpi a Kid Buu. Vediamo. Forse riusciamo a far prendere qualche colpo a Kid Buu. A quanto può arrivare Broly nell'evento della Punching... Oh, madonna, quell'evento lì è ridicolo, Broly, eh. Quell'evento lì è ridicolo, Broly. Broly è ridicolo in quell'evento. Madonna, è ridicolo veramente in quell'evento, Broly. Ma fa dei devasti assurdi. Tutte quelle 18 Greatly Raises lo porti a 50 milioni, probabilmente. Lo porti veramente a 50 milioni. Allora, teniamo Kid Buu un attimo in turno a prendere dei colpi. Sperando più di uno, ovviamente. Perfetto, baffiamo Kid Buu. Tanto sappiamo che qua non possiamo morire, quindi a posto. Sappiamo che non possiamo morire, quindi siamo safe qua. E uno. A posto. Ora deve solo prendere gli ultimi due colpi. Oh, ora inizia la battaglia vera e propria. Metterei un attimino a girare Broly per questo caso. Tanto la battaglia è lunga, potremmo attivare due Broly, possiamo attivare un Broly e un Mui. Quindi al momento, visto che al prossimo turno Gogeta si trasforma, direi che lo teniamo in turno e lo facciamo trasformare. Così abbiamo una target appena possibile. Va bene, Slug, che cacchio vuoi dalla mia vita? Ma crepa, va. Vattene a fanculo. In teoria domani esce di nuovo quell'evento con i Cybermen, non sbaglio. Non lo so. Non me lo ricordo. Che perfetto. Ah, mettono missione nuove dai Cybermen. Perfetto, allora ho il video stupido dove mettere l'attacco di Broly altissimo. Perfetto. Perfetto, ho il video stupido dove mettere Broly che c'ha 200 milioni di AOE. È perfetto quello. Bravo Broly. Allora, iniziamo a trasformare intanto. Iniziamo assolutamente a trasformare. Allora, Broly a GL lo mettiamo a girare, che non serve. Tanto sta arrivando l'altro. Sì, possiamo fare in questo modo. Così Kid Buu prende i colpi che gli servono per finire tutta la roba. Kid Buu lui prende tutti i colpi che gli servono per finire il suo boost che gli serve. Poi lo mettiamo terzo a girare a mai più. Gira e si fa i cavoli suoi, che è l'unica cosa che mi importa, ovviamente. E qua iniziamo a boostare le 18. E ci facciamo le risate. Dito. Broly ti punta il dito, che fai? Scapperei. Quella è l'unica cosa. Broly ti punta il dito, che fai? Scappi. Ti punta il dito e scappi, fine. È l'unica cosa che vai a fare. Scappi. Scappi e basta.
Devo prendere un attimo una piccola roba da Doca Info, quindi un secondo solo. Allora, quello... Ok, dobbiamo fare 5 attacchi per il chi più 5 e il crit. Ok, a posto. A posto, a posto, a posto. Mi interessava quello un attimino. Non che serva qualcosa a scappare, accetti il tuo destino e basta. Vero, vero, vero. Se invece sei Goku, non accetti il tuo destino e decidi di... e decidi di rialzarti sempre, perché sei Goku. Quello. Broly Base non ha nel suo secondo turno. No, lo devi trasformare al secondo turno. Però, se nel caso non sei costretto a trasformarlo, se sai che uccidi, non sei costretto a trasformarlo. Puoi aspettare ancora un turno. Più in là lo trasformi, meglio è. Più in là lo trasformi, meglio è. Fine. Oh, bella lì Gogeta. E si parte con Gogetino, Gogetoso. Se gli lasciavano la DR sarebbe stato ancora più nome. Beh, assolutamente, ma no, non ha un senso logico. È comunque il primo turno slot 1 immortale. E ripeto, più lo trasformi, cioè più tempo ci metti per trasformarlo, più è una cosa migliore in generale. È quello, ok? Quindi se uno può non trasformarlo è meglio da un lato, perché si ritrova con la passiva che dura più tempo. Fine, solo quello. Cioè qua per la fine della battaglia ovviamente abbiamo perso un po' di roba. Primo buff permanente e poi primo domain. E partiamo. Primo domain della battaglia. Il prossimo domain è quello di Mui probabilmente. Guarda che bel turno, madonna. Che bel turno che è questo. Guarda che bello. 32 milioni. Che bello, cazzo. Proprio bello. Proprio bello. Nulla da dire. Nulla da dire, proprio bello. Che turno ignorante, assolutamente. Assolutamente, è un turno ignorantissimo questo. Crittasse però, porca Eva. L'ho fatto con add crit molto alto, sia l'add che il crit a 50% di crit, non crit, ma che cazzo. Ah, si sono dimenticati di crittare, incredibile. Boom. Comunque ho fatto bene a dargli le skill orb d'attacco. Madonna, skill orb d'attacco su sto Broly sono ignoranti. Sono veramente ignoranti, raga. Sono ignoranti, fine. Sono stupidamente ignoranti come skill orb. Il mio consiglio personale è dategli le skill orb. Porca di quella, mi tocca. Mi tocca, mi tocca, mi tocca, mi tocca, mi tocca. Mi tocca farlo. Facciamo questo, almeno è buffato col crit. Almeno è buffato col crit. Giusto quello, è buffato col crit, a posto. A posto. Andiamo. Meno così Gogeta anche girando e tutto, c'ha il suo bel crittino time e via. Sì, ma è quello, Dracolis. I Super Saiyan sono buonissimi. Sono buonissimi, però non so quanto reggano veramente il confronto, perché non servono a nulla. Cioè, non vuol dire che fanno schifo, perché non fanno assolutamente schifo. Sono fortissimi, però al momento non era richiesta un'unità super per buffare unità vecchie. Ok? Come però in generale non era richiesta un'unità super che faceva tutto, quindi da quel lato c'è anche quello da tenere in considerazione. Cioè, diciamo che il trio Super Saiyan, la cosa veramente bella è proprio il fatto che fanno dei mega buff. Ok?
fanno dei mega buff difensivi che molte unità che uno può dire le reputo di merda tornano ad essere giocabili. Quella è una cosa buonissima, assolutamente. È forse veramente il supporto definitivo del gioco. Quella è una cosa che proprio non gli si può togliere. La fanno e la fanno veramente bene. Giustamente il gioco ha deciso che sono stronzo. Giustamente il gioco ha deciso che sono proprio stronzo. Però così è proprio stronzo il gioco. Che palle. Vero, vero WeTech? Che palle, no? Non mi trolli ora, vero? Perché io e te ci vogliamo bene, vero Mui? Giustamente. Grazie. In parte 2 fanno un'unità extreme che buffa tutto e rende utili vecchie unità. E sì, il problema è che gli extreme vecchi che comunque tornerebbero utili sono zero. Massimo, l'unico che proprio puoi dire qualcosa è forse Janemba ancora, perché Janemba, ok che fa schifo, verissimo, fa schifo in realtà, però Janemba tecnicamente è ancora uno di quei PG vecchi che in caso di necessità obbligatoria te lo puoi usare tranquillamente. Vabbè, se lo sta mangiando di pugni, ma che cazzo è? Broly, calmo. Bojack ha un posto speciale nel mio cuore, per quanto odio il suo lock. No, questo Bojack non ha nessun posto speciale nel mio cuore. Questo Bojack è solo un rompicoglioni, fine. È solo un rompicoglioni, sto Bojack, fine. Il lock lo rende ancora più rompicoglioni del dovuto. Il lock è la cosa che proprio rende difficile questa fight. È l'unica cosa che rende difficile questa fight. Il lock. Esserci il lock. Lock be like. Lock be like. Allora, ora come ora non è un problema quel Broly lì in mezzo, perché Janemba Int comunque non è che fa attentati assurdi, no? Cioè, cattivino ma tranquillo in realtà. Cattivino ma tranquillo in realtà. Quello pericoloso è solo Janemba fisico dei due. Tarless STR è buonissimo. C'ha un setup e basta, però è buonissimo. Fine. È quell'ezza che tanto ti porti con Broly e via. Fondamentalmente è quello, è quell'ezza che ti porti con Broly. Aiuta il team, basta. Sta terzo e fa le sue robe. Ovviamente non lo vai a giocare in turno. Quello ovvio. Lo metti a girare, fa le sue cose, buffa e via. Che è l'unica cosa che importa. Non sono un giocatore esperto di Dokkan. Io quando devo scartare le carte per mancanza di spazio, ho sempre timore di scartare carte e tendo a non scartare gli SSR. Faccio bene? No, va più che bene, anche perché devi portare a full i rare summon per poterli vendere con i coin, ok? Per farti coin, quindi in realtà va bene. La cosa che ti posso solo consigliare è di aumentare un po' il box. Aumenta il box. Ora non so, il tuo account sarà piccolino, è livello basso e tutto. Io le spenderei un po' di stone, con tutta la sincerità le andrei a spendere le stone. Le spenderei. Io quelle stone le spenderei. Spenditi una ventina di stone in box e via. Aumenta gli slot del box. Aumenta gli slot del box. Quello all'inizio è pesante, non, anche perché dovresti fare le road se non sbaglio, ma se è un giocatore nuovo le road non le fa in realtà, quindi... Ma, allora, questo è un turno di merda, per Broly. Vabbè che c'ha qua... Oh! Un bel numero di link sono attivi, Un bel numero di link sono attivi comunque, quindi... Non è nemmeno un turno di merda per Broly questo? Non è nemmeno un turno di merda per Broly questo? Con tutta la sincerità? Non è nemmeno un turno di merda per Broly questo. Certo, non c'è il domain di... Non c'è il domain di Broly. Ok. Cioè, tu evadi il counter che io ho evaso. Inception, what? Ho 1000 coin carnival, dite che mi conviene tenerli per i gamma quando tornerà eventualmente... Sì, sì, assolutamente, Kazutar. No, al momento nel global non comprerai nulla con i carnival.
Al momento non comprerai nulla. Nel global non comprerai nulla con i coin carnival. Non c'è nulla che vale la pena i coin carnival. Non c'è nulla che vale la pena in coin carnival nel global. Nel Jap, ok, c'è Gogeta nella seconda parte e i Gamma ora, quindi assolutamente se non avete trovato i Gamma o vi serve Gogeta, porco demonio, Broly. È un turnino carino comunque per Broly questo, eh. È un turnino carino per Broly questo, mi dicono. Mamma mia. Ok. Ok. Signori Broly con i super. È Broly. Quindi hai Link Saiyan. E quello aiuta, eh. Quello aiuta. Quello assolutamente aiuta avere i Link Saiyan. Cacate coi. Come to me. Talk to me. Allora, sentiamo. Come vuoi crepare, Broly? Hai un po' di scelta. Come vuoi crepare? Decidi. Decidi te. Come vuoi crepare? Oh, wow, no. Ma ha fatto la special. Aiuto. Che paura. Che paura. Mamma mia. Oh, no. Aiuto. Vai Broly. Mamma mia, il Dokkan Mode più lento della storia. Il super mascherato incazzato coi buoni. Ah, se erano stronzi, mettevano una roba che la trasformazione la puoi fare solo se non ci sono super nel team. Quello era da stronzi, no? E proprio ti dicevano non lo puoi giocare da Broly. Quella sarebbe stata la più grande stronzata di sempre. Ma quest'anno hanno effettivamente capito l'errore dell'anno scorso. Le unità troppo difficili da giocare. Hanno capito la stronzata che hanno fatto l'anno scorso. Infatti sia Broly che il trio nessuna rottura di coglioni hanno. Hanno proprio dei kit puliti. Sono belli per quello. Hanno dei kit puliti, non rompono le balle, non chiedono nulla, fanno e basta. Uno dà una mano al team e non deve fare altro. Dà una mano al team, danni, vabbè, con la culerite, ok, però fa quello che deve fare. Mentre Broly è io non chiedo nessuno, io vado, sono dentro, sono in battaglia, ammazzo. Cioè, è proprio una cosa bella sta cosa. Oh no, che paura. Mi ha tirato... No, come farò? Come farò? Oh no. Psych! You're fucking dead! Abbiamo anche il domain di... Abbiamo anche il domain. Beast è un po' incazzato. Assolutamente. Ma sapete chi è ancora più incazzato? Broly, per il prossimo turno. Facciamo finire a Broly. Abbiamo una KO screen su Broly, quindi... Calma un attimo. Ma questo è un KO screen con Broly buffato? Andiamo, Broly, vai. Finisci Broly. Allora, qua, però, calma, eh. Calma, perché qua abbiamo... cioè, non ha più buff e nulla, Calma. Non ha più buff e nulla. Comunque, due domain su tre li abbiamo attivati. Se durava ancora un turno, avevamo il terzo domain, Il terzo domain lo si tirava fuori. Deve farmi l'additional, però. Per fare... No, non ce la fa. F. Niente KO screen. 20 milioni. Ma che bello che sei, cazzo. Che bello che sei. Peccato no che io screen. Peccato. Peccato.
a posto. Che io screen di mui. Ragazzi, stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Abbiamo provato Broly Ability 2. Non Full Link 10, quello vero, non Full Link 10, ma Broly Ability 2 l'abbiamo provato. Regà, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Direi che Broly ha tutte le sue aspettative fighissime, è un PG fighissimo, non chiedevo altro. Regà, lasciate un bel like, commentate, se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.